usciti tre numeri all'otto, proprio quelli che abbiamo giocato. Che gran felicità! Grande successo venerdì sera a Villa Macrina per lo spettacolo della compagnia teatrale Gianni Pernice, Terno Secco, che ha aperto la rassegna estiva promossa dall'assessorato agli eventi del comune di Torre del Greco. Signora! Facco! Asso! Zitto! Ho caffè, è pronto! E si volete venire facile ambresso, perché sino se fa fritta! Rosalba Pernice della compagnia Gianni Pernice ha portato in scena Terno Secco. Com'è nato questo spettacolo e quanto è stato difficile metterlo in scena? È stato molto difficile metterlo in scena perché è stato comunque un adattamento di mio padre, io l'ho adattato un po' alla compagnia. E poi l'idea è stata anche perché volevamo portare qualcosa di nuovo, di non conosciuto e di metterci in gioco anche a questo livello, diciamo un po' come autrice e meno come attrice e regista. Tanti gli appuntamenti in programma nei mesi di luglio ed agosto, per quanti resteranno in città e non solo. La rassegna continuerà ancora con altri spettacoli, spettacoli che verranno questo weekend 7, 8 e 9 con un'altra compagnia al teatro di Donna Peppa, poi ci saranno i Ladri di Copioni il 17 e il 23 luglio ci sarà la compagnia di Gino Roma, il Teatro Club. Dateci sostegno e cerchiamo di fare andare avanti questo discorso che con il comune quest'anno si è aperto per andare avanti nel teatro amatoriale torrese. Grazie. Grazie. Grazie, rispondi. Parte la stagione estiva dell'amministrazione comunale di Torre del Greco. L'assessore Pensati, assessore alla cultura, ha fortemente voluto patrocinare questa campagna portata avanti dalle associazioni torresi che finalmente si sono unite in rete. Assisteremo ogni fine settimana a spettacoli diversi. Ci saranno poi anche tutta un'altra serie di eventi organizzati dall'amministrazione. Abbiamo scommesso su questo sito lo scorso anno, è andato benissimo, l'abbiamo riproposto quest'anno e i numeri già ci danno ragione. Villa Macrina è un sito storico che questa amministrazione ha cercato in tutti i modi di valorizzare e il percorso che stiamo intraprendendo ci sta portando comunque a un ottimo risultato. Questa sera è stata un'iniziativa importante, la compagnia di Gianni Pernice. È rappresentato la prima serata della rassegna estiva a Torre del Greco, che continuerà con circa 30 serate. Nei prossimi giorni verrà pubblicato sicuramente il programma definitivo con tutti gli eventi. Beh, com'è? A parte le minacce, mi hai mirato un pazzo! Pazzo, tu sei pezzo!